Bentornati a Let's Play di Super Mario 64. Bentornati a Let's Play di Super Mario 64. È inutile che vi incazzate. Io ho voluto fare questo inizio e voi lo dovete accettare, capito? Non vi obbligo io a guardare i miei video, quindi dovete sapere che se guardate i miei video dovete aspettarvi certe sorprese, quindi non lamentatevi. Allora, vabbè, anche se è la quarta volta, anzi la terza che lo ridico, bentornati a Let's Play di Super Mario 64. Nella scorsa parte, se non sbaglio, abbiamo finito il 13° livello. Esatto. E oggi vorrei fare le 100 monete nel livello Lethal Lava Land. Quindi taglio e ci vediamo quando ci arrivo. Ok, sono arrivato, però mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Questa è la prima volta che registro Let's Play di Super Mario 64 in 4 terzi. Voi mi chiederete, ma perché lo stai registrando? Scusate, sto sistemando il microfono perché mi continua a cadere. Ok, mi chiederete, ma perché stai registrando in 4 terzi? Semplicemente perché Super Mario 64 è un gioco realizzato soltanto in 4 terzi. Quindi se io lo rendo in 16 noni risulterà allargato. Infatti allargo per 5 secondi l'immagine, guardate. Ecco, avete visto che è risultata allargata? Ecco, quindi questo riguarda pure per Super Mario World. Da ora in poi registrerò in 4 terzi i Let's Play, cioè qualunque gioco che è realizzato soltanto in 4 terzi. Ovviamente i giochi che sono realizzati anche in 16 noni, ovviamente li registro in 16 noni. Va bene, facciamo sta stella. Ok, allora, per fare le 100 monete, se non sbaglio, devo anche entrare dentro il vulcano, quindi dobbiamo prendere prima tutte le monete che sono fuori dal vulcano e poi ci dobbiamo entrare. Adesso io non so perché ho preso il cappello alato. Dai, stupido occhio. Ok. Ah, è vero, ci sono pure delle monete presenti nella lava. Dovrei prendere i gusci. E sì, non so se ve lo fa. Cioè, non so se ve l'ho già fatto vedere. In pratica, prendendo dei gusci possiamo andare sulla lava. Va bene, per ora iniziamo a prendere le altre monete. Grazie, però se la mandi lì. Iniziamo benissimo. Allora, sto pensando a dove potrei trovare un guscio. Ma come ho fatto a recuperare tutta la vita? Forse ho preso delle monete e non me ne sono accorto. Se è così sono messo davvero male. Dai, maledetti. Mi devo inventare un nome a... Ah, maledetti cornuti, ecco. Sì, dai, però... Dovete cadere nella lava, non dovete andare in un'altra piattaforma. Dovete cadere. Dovete morire. Dovete morire bruciati. Ancora. Dai, cornuto. Sì, ma sta roba è assurda però. Oh. Sì, vabbè, tanto la moneta andrà nella lava.
Non capisco perché ho iniziato proprio dai punti più difficili. Cioè, iniziare dai punti più facili, no. Che ci volete fare? Sono fatto così. Va bene, per sta parte provo a tenere la telecamera così. Cioè, non la tengo allargata. La chi tu del cavolo. Non costringermi ad imprecare. No, vabbè, la tengo. Vabbè, dai, provo a tenerla così, punto e basta. Sì, però non gira sta visuale del cavolo. Super Mario 64 è davvero. Controlli di visuale davvero pessimi. Cioè, sono fatti malissimo. Ogni volta mi danno sempre problemi. Cioè, questo è un Tonic, è un fantastico gioco, però. Dai, cavolo, ogni volta non mi posso lamentare per la visuale. Sì, poi sono venuto qui che non ci sono nemmeno monete. Nemmeno una, c'è solo una stella. Dai, ma perché? Ma perché devo iniziare una parte così? Sì, 8 minuti siamo già. Mi dispiace, ma questa sarà un'altra parte lì che durerà 30 o 40 minuti. Cioè, io non sono capace di fare parti che durano poco. Boh, decidete voi se siete felici di averle lunghe o corte. Decidetelo voi. Ecco, facciamo così. Quando i video mi durano troppo, volete che li divido a metà? Oppure li tengo così in un'unica parte? Cioè, per dividerli a metà intendo che un giorno carico la prima parte, un altro giorno carico l'altra. E non dico prima parte, seconda parte di... Cioè, per esempio, questa parte che numero è? La 19, forse. Ecco, se la devo dividere a metà, non metto parte 19, parte 1 e parte 19, parte 2. No, metto parte 19, parte 20. Avete capito? Ah, è vero, ci sono le monete. Dai, Mario! Ma chi tu mi... Sì, ma di solito... Perché solo 3 monete? Sono sempre di più. Vabbè. Sì, vabbè, cornuti li lascio stare perché... Se devo fare un'impresa per avere solo una moneta... Sì, che poi le monete vanno pure nella lava. Non a caso questo livello si chiama Lethal Lava Land. Sì, vabbè, dai. Devo stare solo zitto. Mi sto facendo una guerra contro la visuale. Ah, ragazzi, comunque ho un dubbio. Come sapete non manca più di tanto per finire questo let's play, finalmente dopo 2 anni. E... come posso... Oh dai Mario, ti prego, non ho voglia di ricominciare il livello. E in pratica sono in dubbio se... come prossimo let's play fare o Banjo-Kazooie o Donkey Kong 64. Vi dico subito che sono entrambi della Rare. Quindi... come posso dire... Cioè, sembrano simili. Vabbè, ho capito, devo morire. Sembrano simili, quindi. Boh, se li conoscete... provate a dirmi quale volete per primo. Perché contate che tanto tutti e due prima o poi li faccio. Vabbè, a sto punto taglio perché sennò ci metto 3000 anni. E meno male che questo era un livello tranquillo per le 100 monete. Ok ragazzi, ho raccolto un po' di monete anche senza farvelo vedere perché per evitare che la parte duri fin troppo lungo.
È fin troppo lungo la parte. Cioè, scusa, ma cosa hai capito? Vabbè, torna a dormire. Perché sei comparso? Ero così felice senza di te, guarda. Invece adesso devi ricomparire. Mi dispiace come. Ok, a quanto pare ho già quasi raggiunto le 100 monete anche senza entrare nel vulcano. Magari ci riesco anche senza entrarci. Sì, vabbè. Non prendere la vita. Delle vite non mi inter... Cioè, le vite non servono a niente in questo gioco. Va bene, vediamo se riesco ad arrivare a 100 senza entrare nel vulcano. Vabbè, fa niente, per risparmiare tempo ci entro. No, perché sapete, se non ho ancora abbastanza monete quando entro nel vulcano, cioè, come potete ben capire, devo ricominciare il livello, perché non si può uscire dal vulcano. Sto pure rischiando di brutto. Ok. No, finalmente ho trovato una visuale migliore. Ok. Dai, ci siamo quasi. Ed ecco la centesima. Ok. Sì. Ora andiamo a fare il 14° livello. Ah, e prendiamo pure l'ultima stella segreta di Toad. Ma sì, dai, cerchiamo di prendere il bug. Dai, ti prego, per una volta. Per una volta. Oh. Finalmente ce l'ho fatta. Vediamo se riesco a fare un'altra cosa. No, non ci riesco. Vabbè, dai, ci andiamo, punte bassa. Il portiere delle stelle, vabbè, bla bla bla. Ok, eccolo lì l'ultimo Toad. Ok. E questa era l'ultima stella segreta di Toad. Non credo sia l'ultima stella segreta, però sicuramente quella di Toad sì. 13 stelle segrete, quindi ne mancano ancora due. Ah, giusto, una è di Bowser. Una stella segreta, l'ultimo scontro di Bowser. E l'altra... E l'altra è già qui. Facciamo così, prendiamo anche l'ultima stella segreta prima di Bowser. Se non sbaglio è questo. Esatto. Non so perché, ma ero sicuro che questo segreto ci fosse solo sul DS. Non so perché, ma mi ricordavo così.
Vabbè, come potete capire, devo prendere le 8 monete rosse. Non è tanto semplice, ve lo dico subito. Infatti ci dovremmo usufruire pure... Ecco, sono già caduto. Dovremmo usare pure il cannone per fare questa stella. Vabbè, come monete, se cadiamo da quel livello come possiamo dire, cadiamo nell'acqua al di fuori del castello. Quindi adesso devo entrare nel castello e fare tutto il giro. Quindi ovviamente taglio. Ok. Ecco, lì ci dovrebbe essere già il primo cannone. Dico il primo perché se non sbaglio ce ne sono due. No, forse solo questo. Vabbè, vediamo se ci sono due o no. Qui forse c'è una moneta rossa. Forse. No, c'è solo una vita di cui non mi interessa niente. Va bene, proviamo ad andare lì. Basta che non mi vanno via le ali. Altrimenti addio. Mi sono dimenticato di riprendere le ali. Ok. Mamma mia, com'è difficile sto livello. Cioè, può sembrare facile, ma in realtà è di un'impresa assurda, eh. Ecco, sono andati via le ali. Ok, l'importante è che non vanno via le ali mentre sono in aria, perché sennò mi incazzo, ovviamente. L'unica cosa che so fare nei video è incazzarmi. Ok, proviamo ad andare lì e stavolta la vediamo di farcela. No, ma comunque credo che siano due i cannoni. Ecco, esatto, erano due, mi ricordavo bene allora. È impossibile arrivare a certe altezze da lì. No, 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 no. Ok, qui la vedo bruttissima. Ah, ok, c'è qualcosa. Ma cioè, come facevo ad andarmene da qui se non c'è niente sotto? Ma in realtà c'è una nuvola, come immaginavo. Cioè, era impossibile altrimenti. Ogni volta che... Cioè, che paura che mi metto ogni volta che devo fermarmi su una nuvola. Ok, sono tornato qui. Vabbè, torniamo dal cannone. Ok, allora. Proviamo ad arrivare all'altro cannone. Ok, forse ci arrivo. Ok, è arrivato. Devo provare ad arrivare in cima a quella cavolo di nuvola, perché se non sbaglio c'è una moneta rossa. Ecco, anzi, due monete rosse. Ok, ne manca solo una.
Vabbè, della vita non mi interessa niente. No! Mi... Stavolta ho rischiato davvero di brutto. Cioè, mi è andata benissimo, mi è andata. Ah, sta nuvola è invisibile, quindi state attenti. Perché se fate la schiacciata, addio. Meno male che non l'ho fatta perché me ne sono accorto. Mi Mario, rallenta un po'. Mi sto qui. Sto trippone. Oh, ce l'ho fatta. 99 stelle. Ne manca solo una alla centesima. Ok, ora iniziamo il 14° livello, che è il penultimo livello. Non so se ve l'ho detto. Cioè, non so se ve l'ho detto che è il penultimo. TikTok Clock. E sapete qual è la specialità? Purtroppo una specialità che non ve lo so descrivere a voce. In questo caso l'ho preso... Vabbè, nella seconda stella forse ve lo spiego meglio. Riesco a spiegarvelo meglio. Ok, però per ora non ho problemi. Anzi, nessun problema ho. Dovrei riuscire a fare questa stella senza problemi. Dato che mi è andata bene per il motivo che vi spiegherò dopo. Solo che non mi ricordo che stella è questa. Probabilmente devo arrivare in cima. Come succede di solito nelle prime stelle di un livello di Super Mario 64. Ok, ve l'ho detto che... Dato che mi è andata bene per un certo motivo, non ho problemi. Vabbè, prendo questa stella dato che è già qui. Ma sì, dai. Tanto non mi ricordo se era quella. Forse era quella. Invece sì, era proprio quella la stella. Ok. Ah, guardate bene queste lancette, perché sembrano essere casuali, ma in realtà vogliono dire una cosa. Infatti, se entriamo a un certo orario delle lancette, proviamo ora. C'è qualcosa nel livello cambia. Ecco, infatti, entrando tipo alle 3 in punto, di solito vedete queste cose qui che ricordano tutti gli oggetti di un orologio, dovrebbero essere in movimento. Però in realtà, dato che sono entrato nell'orario giusto, non sono in movimento. Vedete, anche queste dovrebbero essere in movimento. Però entrando in un altro orario, cioè entrando in un altro orario, sono in movimento normale. Però entrando in un altro orario ancora, non sono solo in movimento, ma sono il doppio più veloce di quello che dovrebbero essere normalmente. Cioè, penso vi date un pochettino l'idea di cosa sia questo livello. Ok, stavolta penso che devo andare veramente in cima. Anzi, sapete che vi dico? Dato che tutte queste cose sono ferme, prendo le 8 monete rosse, perché infatti prendere le 8 monete rosse in questo livello, gli oggetti devono essere per forza fermi, perché vedete, immaginatevi queste cose in movimento che ruotano, è impossibile prendere le monete rosse, devono essere per forza ferme. Tanto dopo entri in un orario in cui non sono ferme, quindi almeno potete vedere cosa intendo specificamente. Siamo già arrivati a 30 minuti di parte.
Ah, di questo non me ne ero accorto. Ah, è vero, comunque abbiamo preso la 100ª stella. Dov'è la moneta rossa? Qui c'è l'ombra. Cioè, dovrebbe essere qui sopra, però. Boh. Ma aspetta, ma qui sopra c'è qualcosa. Non so se è... infatti, è proprio la moneta. Meno male che non sono caduto nel vuoto, perché sennò ormai lo sapete cosa succede. No, guarda, secondo te che cosa? È logico che mi incazzo. L'ho detto prima che mi devo sempre incazzare. Senti, te l'ho già detto prima, torna a dormire, almeno non rompi. Ok, 101 stelle. Ne mancano 19 alla fine del gioco. Quindi vi dico subito che prevedo che ci saranno ancora 4-5 parti, se tutto va bene. Allora, siamo a 31 minuti. Ma sì, dai, prova a prendere un'altra stella. Ego! Ancora è tutto fermo. Cioè, ma allora mi sta andando bene, perché è rarissimo trovare tutti gli oggetti fermi. A me mi è capitato 2 volte che sono fermi. Va bene, però mi devo sbrigare a fare questa stella. Magari non prendo quella che dovrei prendere adesso, ne prendo una che è più vicina. Qui dovrebbe comparire un astello, non so per che cosa. Ok. Se non sbaglio, qui avevo visto una stella prima. Da qualche parte qui. Ah no, manca ancora un bel po' a quel punto. Pensavo fosse già qui, però. E se forse è qui la stella che devo prendere? Forse... Sì, infatti è lì la stella che devo prendere. Però dato che però dato che gli oggetti sono tutti fermi, non posso prenderla quella stella. Perché in pratica, se gli oggetti sono in movimento, queste lancette si dovrebbero spostare e mi porterebbero alla stella. Ma dato che sono fermi, non la posso fare adesso. Vabbè, prendo l'altra stella che avevo visto qui da qualche parte. Sì, dai, ero sicuro. Ah, eccola. Ah, ma è la stella che devo prendere, quella che ho visto. Vabbè, provo a vedere se riesco a prenderla da qui. Se la prendo da qui sono un pro. Sì, non ci credo. Questa entra nella storia. Nella storia di Super Mario 64. Ah, fantastico, non era la stella giusta. Vabbè. Allora vi saluto. Cioè, con un finale epico. Cioè, davvero assurdo prendere quella stella in quel modo. Perché normalmente si dovrebbero usare le lancette, come vi ho spiegato prima. Vabbè, ci vediamo alla prossima parte. Ciao!